giornata di ringraziamento, giornata bellissima con temperature non da giornata di ringraziamento, ma direi, non direi fragostane, ma quasi, e quindi anche questo è un segnale del clima, di quanto è cambiato, di quanto sia stato un anno drammaticamente martoriato dalla scarsità di acqua, ma nonostante tutto credo che chiudiamo un anno, se dobbiamo segnalarlo, con un segno positivo, dove sì, le produzioni sono state inferiori, ma dove il mercato e i prezzi hanno riconosciuto in molti casi, in molti momenti, prezzi dignitosi per l'agricoltura. È chiaro che ci sono dei settori che soffrono, ma nella stragrande maggioranza crediamo di chiudere un anno positivo di fronte anche a tutte le altre categorie che sono stati particolarmente drammatici. Gli energetici sono quelli che hanno condizionato più di tutti, ma da qui poi vedremo come cercare di affrontare questa questione. Giornata che si è svolta con la percezione sempre del Vescovo, che è sempre persona non solo importante dal punto di vista, ma per i messaggi e per quei pensieri che ci lascia. E soprattutto grazie anche a tutte le forze dell'ordine che oggi erano presenti, ai numerosi sindaci, quindi vuol dire che il territorio ha accompagnato questa giornata e noi è importante, perché ho detto anche prima, è importante anche la partecipazione, perché lavorare va bene, ma poi capire che la gente ti segue, la partecipazione insiste in queste giornate, credo che va bene e dia soprattutto soddisfazione per il lavoro svolto. Mantova è una provincia importante che ha saputo lavorare bene, ha saputo costruire tanto e è importante anche che i giovani continuino a traghettare questo settore verso il nuovo, perché ne abbiamo veramente bisogno, ma credo che abbiamo tutti gli strumenti in regola per poterlo fare.